Speriamo, lo spero. Ho fatto le prime partite in panchina, adesso è capitata l'occasione e spero di continuare quello che ho fatto in queste 3 partite. Spero di continuare a lungo. No, io secondo me è una cosa mia, diciamo, personale, non vado mai a esaltare la rivalità che c'è tra tutti e tre, ma come quest'anno, anche l'anno scorso, è meglio comunque mantenere sempre un certo tipo di rapporto, bello e buono con tutti, perché come può capitare a me una cosa negativa, può capitare a lui, quindi è così che si fa il gruppo, quindi alla fine io non ho nulla contro di lui e lui nulla contro di me. Abbiamo un buon rapporto di amicizia, in camera per scelta nostra siamo insieme, quindi non c'è nessun tipo di rivalità. No, c'è stata, diciamo, una ripartenza della Casertana, su un attacco nostro c'è stata una ripartenza della Casertana. Dopo, non mi ricordo che il giocatore che era, ha messo una palla dentro, Cosenza non ci è arrivato. Anzi, l'ha sfiorata di quel tanto che non ha fatto arrivare neanche Lepore sull'impatto col pallone. Appena stoppato la palla, sinceramente stavo andando da tutt'altra parte. Appena stoppato la palla, ho capito che calciava lì e sono andato a occhi chiusi. Ho detto. E dopo hai subito capito l'importanza dell'intervento che hai fatto. Sì, però l'azione, la palla non è uscita e siamo ripartiti. Quindi speravo, facevamo che l'azione nostra andava a buon fine, però non è successo. A Lecce diciamo che si critica un po' su tutto, e non sta mai bene niente, però secondo me abbiamo dimostrato che in queste 2 partite non abbiamo mai subito gol e diciamo mai attacchi pericolosi, non mai quello di domenica al 90esimo. Però è una fase che il mister sta curando tanto e sta andando crescendo. Chiunque giochi, si è visto da Mirko, da Drudi, a Cosenza, a Giosa, a Contessa. Quindi. Allora, partiamo dalle 3 parate. Allora, per me quella che è stata, diciamo, più difficile è stata quella di Melfi, non il rigore, ma sul colpo di testa che poi dopo è stato annullato per fuorigioco. E quella la metto al primo posto, poi in seguito viene il calcio di rigore e l'ultima, quella di domenica, con la Casertana. No, il Foggia ha vinto. Noi abbiamo pareggiato, ma noi guardiamo in casa nostra. Il Foggia poi. Il Foggia che fa il campionato per conto loro, noi facciamo il campionato per conto nostro. Poi alla fine alzeremo la testa e vedremo dove staremo. Ma giocare a Martina e giocare a Lecce sono 2 cose diverse. Questo è poco, ma è sicuro. Hai più responsabilità giocare nel Lecce perché è una piazza comunque ambiziosa che vuole vincere. Però sinceramente, col passare del tempo, forse questa diciamo, responsabilità la sento meno sulle mie spalle, o perché sto crescendo io, diciamo, o perché la piazza, i giocatori, i miei compagni mi stanno mettendo nelle condizioni di poter fare bene.